Ciao amici, come state? Sono Laura Cepeda dal Messico. Benvenuti a casa mia e benvenuti al mio canale in italiano, Laura Cepeda Italia. Oggi ti vado a insegnare a fare questa bellissima blusa o maglione per una bimba molto molto facile da fare. Iniziamo. Per fare questa blusa o questo maglione, bisogniamo di 200 g di cotone come queste in due colori, così, e anche un uncinetto dal numero 4 mm. Ricorda che noi abbiamo un negozio online in Spagna, www.lauracepeda.is, e noi possiamo inviarti tutti questi materiali a casa tua in Italia tramite pacco. Tutta l'informazione è qui sotto. Iniziamo. Iniziamo per il collo, facciamo un nodo così e dobbiamo fare 70 catenelle. Alla fine facciamo 2 catenelle di più, torniamo al punto numero 4 e facciamo un punto alto. E così dobbiamo fare tutto il giro, punti alti in ogni punto. Alla fine dobbiamo avere il stesso numero di catenelle in punti alti. Alla fine giriamo il tessuto, saliamo con 2 catenelle e dobbiamo fare punti alti, ma dobbiamo fare un punto alto in rilievo per avanti e poi per indietro. Guarda come lo faccio. Alla fine di questo giro facciamo un punto alto finale e adesso dobbiamo fare le divisioni e dobbiamo anche utilizzare i marcapunti così. Contiamo 12 punti e mettiamo un marcapunti. Di nuovo 12 punti e mettiamo un marcapunti, così. Per il fronte sono 22 punti e mettiamo un marcapunti. Dopo per la manica sono 12 punti e mettiamo un marcapunti. E alla fine dobbiamo avere 12 punti. Leghiamo l'altro colore così, saliamo con 3 catenelle, facciamo un punto alto, dopo facciamo una catenella. Lasciamo un punto e facciamo 2 punti alti, un punto alto in ogni punto. Una catenella, lasciamo un punto senza fare e di nuovo 2 punti alti. Guarda come lo faccio. Una catenella e di nuovo 2 punti alti. Una catenella e qui dove è il marcapunti dobbiamo fare un ventaglio di 2 punti alti, 2 catenelle e 2 punti alti nello stesso punto, così. E di nuovo una catenella, lasciamo un spazio e di nuovo 2 punti alti. E così dobbiamo fare tutto il giro, solo dove sono i marcapunti e dove dobbiamo fare un ventaglio. Alla fine di questo giro facciamo una catenella e chiudiamo con un punto scorrevole così. E qui alla fine è dove dobbiamo mettere un bottone.
Ma guarda, qui abbiamo quattro pilari e un ventaglio. Di nuovo, quattro pilari e un ventaglio e poi sette pilari, un ventaglio e di nuovo quattro pilari, un ventaglio e alla fine abbiamo quattro pilari di due punti alti ogni pilare. Leghiamo l'altro filo con un nodo, saliamo con 2 catenelle, un punto basso. Di nuovo 2 catenelle, un punto basso. E così tutto il giro, 2 catenelle, un punto basso. Ma dove abbiamo ventagli? Qui nel centro dobbiamo fare 2 catenelle, un punto basso e 2 catenelle nello stesso punto. E sembrerà un piccolo orecchio. E così dobbiamo fare tutto il giro. Alla fine dobbiamo chiudere con un punto scorrevole. Leghiamo l'altro filo dall'altro colore con un punto scorrevole così. Saliamo con 2 catenelle, facciamo un altro punto alto, una catenella e di nuovo 2 punti alti, una catenella, come il primo giro che abbiamo fatto. Guarda come lo faccio. E così dobbiamo fare tutto il giro e qui dove è l'orecchio dobbiamo fare un ventaglio di 2 punti alti, 2 catenelle e 2 punti alti nello stesso punto. Così, guarda come lo faccio. E così dobbiamo fare tutto il giro e anche tutto il tempo un giro di pilari e poi un giro di catenelle con punto basso. E qui dove sono gli angoli, dobbiamo fare ventagli e anche orecchi, così come abbiamo fatto. E così dobbiamo fare 5 giri. Guarda qui, io ho fatto 5 giri per la parte dal cane su, vedi che bellissimo si vede questa combinazione di colori. Nel giro numero 6 solo dobbiamo fare tutta questa parte ad arrivare al primo ventaglio. Facciamo 2 catenelle e uniamo con l'altro ventaglio per chiudere questa parte e formare la manica. Così guarda come lo faccio. E qui facciamo un ventaglio. Guarda come lo faccio. E in questa parte è dove possiamo aumentare la misura di questa blusa o di questo maglione come tu vuoi. Per esempio, io per questa misura qui dove è la manica solo ho posto 2 catenelle, ma se tu vuoi una taglia più grande qui devi mettere 5 o 6 catenelle. E così dobbiamo fare tutto il tempo e adesso allora non abbiamo angoli, solo dobbiamo fare il punto giro tra giro tra giro alla misura che noi vogliamo e dobbiamo fare lo stesso che abbiamo fatto con questa manica dall'altra manica, con l'altra manica. Ricorda che è un giro di punti alti e un giro di catenelle, un giro di punti alti, un giro di catenelle.
Ma guarda, dopo della divisione per fare le maniche, io ho fatto 9 giri. Guarda che bellissimo si vede. Alla fine dobbiamo tagliare con le forbici così, leghiamo l'altro filo dall'altro colore con un nodo. Saliamo con 3 catenelle e dobbiamo finire con un giro finale di punti alti. Cioè dobbiamo fare un punto alto in ogni punto. Guarda come lo faccio. E dobbiamo fare il stesso punto che abbiamo fatto nel collo all'inizio della blusa, lo dobbiamo fare al finale, alla fine di questa blusa. Alla fine di questo giro di punti alti dobbiamo fare un giro di punti alti ma in rilievo. Guarda come lo faccio. Facciamo un punto alto in ogni punto, ma dobbiamo prendere o dobbiamo mettere questo punto alto, un punto per avanti, un punto per indietro, un punto per avanti, un punto per indietro. Guarda come lo faccio. Alla fine abbiamo fatto 2 giri all'inizio nel collo e 2 giri finale e adesso dobbiamo fare le maniche. Alla fine leghiamo il filo in questo colore chiaro nella manica e dobbiamo fare un giro finale di 2 punti alti, una catenella, 2 punti alti, una catenella per tutto il giro della manica. Così, guarda come lo faccio. Io ho fatto 2 giri in questo colore con il stesso punto e allora vado a fare i 2 giri finali che abbiamo fatto qui sotto, lo andiamo a fare qui nella manica. Per quello saliamo con 3 catenelle e adesso facciamo un punto alto in ogni punto. Guarda come lo faccio. E alla fine di questo giro di punti alti dobbiamo fare un ultimo giro di punti alti in rilievo, uno avanti e uno indietro, come abbiamo fatto qui sotto. E lo stesso dobbiamo fare dall'altro lato della manica. Guarda qui, io ho fatto le 2 maniche, vedi che bellissimo si vede. E alla fine io ho posto un giro finale nel colore chiaro, ma come tu vuoi. E anche in questa parte, nella parte da indietro, ho messo un bottone così. E così abbiamo finito questa bellissima blusa. Io ho fatto in questa misura, ma se tu vuoi una misura più grande, ricorda che qui dove sono le maniche possiamo aumentare le catenelle, ma tutto il punto è lo stesso, è uguale.
Ecco sì, amici, abbiamo finito questa bellissima blusa o maglione per bimba. È stato molto facile e anche molto divertente da fare. È ideale per questo estate e puoi farlo in vari colori. Grazie tanti per vedermi, ci sentiamo la prossima settimana. Per favore iscriviti, è molto importante per me. Dammi like, inviami tutti i tuoi commenti, condividi. E ricorda che se lo puoi sognare, lo puoi fare. Un bacione, ciao!